Torniamo in diretta, sto controllando sul telefono se ci avete inviato qualche messaggio al nostro 331-737-8033 in attesa di ricevere i vostri messaggi. C'è un ricercato speciale in questi giorni che è il sole, dalle nostre parti manca ormai da qualche giorno, fateci sapere se dalle vostre parti invece è spuntato qualche raggio di sole. In attesa dei vostri messaggi, dicevo, prego la regia di contattare Rosa Palomba, vice sindaco di Monte Sant'Angelo, assessore alla cultura e al turismo, perché a Monte Sant'Angelo dal 4 al 9 di maggio andrà in scena Michael, un festival a tutto tondo tra arte, cultura, religione, tradizioni, di cui saremo felici che l'assessore alla cultura e al turismo del comune di Monte Sant'Angelo, nonché vice sindaco Rosa Palomba, ce ne parli direttamente. Prego Rosa di mettere il telefono in posizione orizzontale, la vedo già collegata, ringrazio la regia per il supporto. Buongiorno vice sindaco, ben trovata su Padre Pio TV. Eccolo, eccoti qua, ci senti? Eccoci qua. Bene. Sì, grazie. Buongiorno a tutti, bentrovati. Perfetto, grazie a te, ben trovata a te. Siamo alle porte di questo importantissimo festival interculturale che si terrà a Monte Sant'Angelo dal 4 al 9 di maggio. Il festival si chiama Michael. Il collegamento con il santo patrono di Monte Sant'Angelo è presto fatto, però lascerei a te il compito di parlarci di questo evento, magari ecco, passando anche per i suoi punti essenziali, perché so che c'è un programma ricchissimo, ma ecco, dobbiamo essere bravi a mettere a fuoco i momenti salienti. Sì, grazie Tony, buongiorno a tutti. Il Festival Michael giunge oggi alla sua sesta edizione. Michael è un festival internazionale, è il festival del nostro patrimonio culturale, naturale, spirituale ed enogastronomico, che quest'anno ha una, diciamo, un'edizione possiamo dire speciale. Perché? Perché diciamo, tutto il festival è dedicato in ricordo del professor Giorgio Otranto, al quale sarà dedicato il centro studi Michelici e Garganici il 6 di maggio, vuole essere soprattutto un ponte che collega appunto il Festival Michael e quest'anno, che è stato un anno molto particolare. Insomma, questi primi 5 mesi sono stati molto particolari per Monte Sant'Angelo, perché come finalisti a Capitale Italiana della Cultura ci vuole proiettare verso il 2024, che sarà l'anno in cui Monte Sant'Angelo sarà capitale della cultura per la Puglia, e soprattutto verso il giubileo del 2025. Quindi un festival, una sesta edizione che è molto ricca di eventi. Diciamo, quest'anno è un anno ancora particolare, perché l'11 maggio saremo a Lussemburgo in audizione, perché la Via Micaelica sarà presentato al Consiglio d'Europa per chiedere il riconoscimento come itinerario culturale europeo. Tanti gli appuntamenti: apriamo il 4 con l'Assemblea Nazionale di Avviso Pubblico, e quindi Michael è la legalità, perché poi il Festival Michael ha, diciamo, tutte queste sezioni, no? Michael è la legalità proprio con Avviso Pubblico, il 4 e il 5. Michael è la storia con i Longobardi Experience, sabato 6 e domenica 7, il convegno internazionale di studi dedicati appunto
come dire, programmati dall'università di Bari, legato proprio ai pellegrinaggi tra antichità e medioevo. Michael è la città dei due siti UNESCO con BTM Gargano da domenica 7 a martedì 9, e ancora San Michele di Maggio, la tradizione con diciamo, gli eventi legati alla nostra cultura, quindi il San Michele di Maggio con l'accoglienza dei pellegrini, con le fanoie, con tutti i riti legati appunto dedicati poi a San Michele, e anche gli eventi sportivi. Il 6 e il 7 avremo il Rally Costa del Gargano, quindi tanti gli appuntamenti. Fabio Concato, tra l'altro, il 6 maggio, insomma, come dire, fuochi pirotecnici, quindi davvero una grande festa, un grande festival che quest'anno, poi tra l'altro ricordo che il festival gode del sostegno della Regione Puglia, e quindi insomma, ancora una volta facciamo rete, facciamo squadra per raccontare il nostro territorio. Io in questi giorni sono stato a Monte Sant'Angelo e prima ancora che parta l'evento di cui ci stai parlando ho trovato una città gremita di ospiti, di turisti, di visitatori, di pellegrini. Davvero mi pare di essere stato a Monte mercoledì 25 aprile, non si riusciva a passare tra le persone, per cui penso sia un ottimo segnale del fatto che anche nei prossimi giorni Monte sarà il luogo in cui tanta gente confluirà per immergersi nella storia, nella cultura, nelle tradizioni di questa fantastica città medievale arroccata sul Gargano. Ecco, l'invito potrebbe essere quello da fare ai nostri telespettatori di partecipare, di fermarsi per qualche giorno in più sul Gargano, perché il programma di cui ci parlavi è molto ricco, ma poi ecco anche il territorio che ospita la città di Monte Sant'Angelo, quindi tutto il promontorio del Gargano può riservare tante bellissime scoperte. Noi da qualche tempo, il martedì proprio, parliamo per esempio delle orchidee del Gargano con un nostro amico, collaboratore appassionato che è Orazio Armillotta, che è proprio di Monte Sant'Angelo, e con la guida naturalistica Matteo Falcone. Per esempio, qualche giorno fa abbiamo fatto il sentiero dei pellegrini di San Michele che da Vieste raggiungevano Monte Sant'Angelo. Insomma, ci sono un sacco di motivi per fermarsi a Monte dal 4 al 9 di maggio, anche se mi è parso di capire che maggio in generale sarà un mese particolarmente pieno di eventi, perché poi, come accennavi tu, ci sarà anche la BTM. Sì, esatto, Tony. Dal 7 al 9 maggio accoglieremo 20 buyers nazionali e internazionali e BTM Gargano, quindi Monte Sant'Angelo ancora una volta come dire, fa da collante, mette in rete i comuni del Gargano e a Monte Sant'Angelo i buyers, dopo aver visitato appunto i nostri territori, quindi aver fatto un giro tra mattinata, Vieste, Vico, Foresta Umbra, e davvero c'è tanta roba, accoglieranno e quindi faranno diciamo il B2B, quindi ascolteranno gli operatori potranno vendere i propri prodotti, quindi ecco un'occasione che vogliamo dare ai nostri operatori, perché si possa davvero come dire, spingere ancora di più il nostro territorio ed essere competitivi. Abbiamo tanto da offrire, abbiamo tante esperienze da fare, e quindi Monte Sant'Angelo e il Gargano intero è un territorio che può essere davvero vissuto e conosciuto 365 giorni l'anno, e quindi ecco, questa vuole essere ancora di più un'occasione per invitare tutti a visitare Monte Sant'Angelo, ma anche il Gargano intero.
Grazie mille alla vice sindaco Rosa Palomba per averci illustrato nel dettaglio il programma di Michael, il festival che si svolgerà nella città dei due siti UNESCO dal 4 al 9 maggio, per cui vi aspettiamo sul Gargano, Monte Sant'Angelo in particolare. Grazie vice sindaco e quindi ci vediamo a Monte Sant'Angelo. Grazie a voi, buon proseguimento e noi siamo pronti ad accogliervi. Perfetto, allora noi ci fermiamo soltanto un attimo per organizzare il nostro viaggio a Monte Sant'Angelo, ci ritroviamo tra qualche istante.